Immaginate di essere soli nella foresta, con un equipaggiamento minimo, senza cibo, ma con un compito estremamente importante: sopravvivere. Prima di tutto dovete trovare l'acqua, che è il componente principale del corpo umano. I rumori portano a un fiume diventato torbido a causa della pioggia. È meglio non bere quest'acqua. Sotto la pietra abbiamo trovato una salamandra. Il colore brillante avverte che la sua pelle contiene veleno. Ed è meglio non mangiarla. Nel torrente scorrono sempre piccole fontanelle. Risalendo il pendio siamo riusciti a trovarne una. Compare da terra. E dopo pochi metri scompare di nuovo. Ma l'acqua che contiene è cristallina e gustosa. Si può bere in abbondanza e fare rifornimento. Il primo pasto che siamo riusciti a trovare nella foresta sono i funghi. Sono diversi ed è importante sapere quali sono commestibili e quali no. Alcuni possono addirittura causare allucinazioni. Se dopo averne dato un morso si avverte amarezza o altre sensazioni sgradevoli, è meglio non mangiare questi funghi. Raccogliamo solo quelli commestibili e poi li cuciniamo. Questo, che cambia colore quando viene tagliato, è spesso commestibile. Uscendo nel prato siamo riusciti a raccogliere molte cose utili. Le more non sono mai state così buone. Un paio di ramoscelli ci torneranno utili più tardi. Nelle vicinanze cresce l'iperico. È molto utile, portatela con voi. Le erbacce spinose sono utili per accendere il fuoco. In effetti la foresta è piena di cibo. E spesso si trova sotto i piedi. Il cavolo lepre ha molta vitamina C. Sarà utile come spuntino. La strada è faticosa, la sensazione di fame e di sete sopprimono le precedenti esigenze, le condizioni di comfort e il buon cibo. Si va perché si ha bisogno di andare e si mangia tutto ciò che è mangiabile. Nei corsi d'acqua puliti vengono spesso introdotti piccoli crostacei. Possono essere mangiati. Reintegrano leggermente l'apporto di proteine. E questo non è lo spuntino. Nel ruscello ci si può lavare il viso e sciacquare i piedi. Allevierà la fatica e ci darà la forza di proseguire. La foresta ci dà da mangiare. Ma comporta anche un pericolo. Il pericolo di trovare predatori selvatici. E tutta la gravità di questa minaccia si avverte quando ci si imbatte in questi reperti. Sentendo questo odore, vedendo le tracce dei denti sulle ossa, ti rendi conto che chi è molto più forte di te può camminare accanto a te. E se volete mangiare, ma non volete diventare il cibo di qualcun altro, durante i movimenti dovete fare rumore, calpestare i rami o colpire un bastone sull'albero. Oppure in qualche altro modo, emettete un segnale acustico. Anche gli animali della foresta non hanno voglia di incontrare persone. E si allontanano dai suoni sospetti. Questo strano albero doveva essere incontrato. Forse è opera di un fulmine. In teoria si possono mangiare le formiche, ma sicuramente mordono. Per mantenersi in vita il corpo umano ha bisogno di proteine. In quantità sufficienti si possono ottenere solo dalla carne. Alcune persone la trovano sgradevole. Altri la trovano crudele.
per qualcuno può salvare la vita. In queste situazioni si iniziano ad apprezzare le comodità che la civiltà ci offre. Pensate a una cena deliziosa, a una doccia calda e a un letto morbido. In cima alle colline si trovano spesso i mirtilli, che permettono di assumere un po' di vitamine. Ma bisogna fare attenzione, dopotutto anche gli orsi sono molto ghiotti di bacche. E la probabilità di trovarli in questi luoghi aumenta. Gli orsi raramente attaccano le persone, ma se ne incontrate uno non scappate mai. Innanzitutto l'orso è molto più veloce e resistente di un uomo. In secondo luogo, la fuga lo costringerà istintivamente a rincorrervi, considerandovi come una vittima. Una volta in cima si può guardare intorno alle montagne in cerca di civiltà. Sarebbe bello avere le ali e volare verso casa. Ma non dovremmo rimanere qui a lungo, perché dobbiamo ancora preparare un riparo e prepararci per la notte.